Ho provato a fare per la prima volta lo gnam gnam gnomo e nonostante sia comunque relativamente una buona arma e soprattutto quella di base che ho usato aveva una buona maneggevolezza, l'arma di per sé è abbastanza terribile. No, non sprecarla, perché purtroppo è a due mani. Vieni qua. Questo vuol dire... Dai, quanto sei lento! Dicevo, questo vuol dire che se la lanciamo lo perdiamo. E niente. Orca troia. Tutto sporco di sangue. Jazeer ci aveva chiamato. Che cosa c'è? Qual è il problema? Ah, credo di averlo già capito qual è il problema. Una strana richiesta. Jazeer, chi ha disegnato questo? Oh, non ha importanza. Il ragazzo continua a disegnarli e io a buttarli via. Sì, ma di che si tratta? È una sua fissazione. Non Sua credo sia madre questa aveva la cercato un lavoro missione, ad però. Arran prima dell'epidemia e l'aveva lasciato dai nonni. Doveva mandargli un regalo e sai cosa è successo? Non è importante, Giacomo. Ma povero, il signore nella lettera al mio pacco, me lo puoi portare? Non so chi sia il signore nella lettera, Quindi per però. tutto questo tempo il ragazzo ha aspettato quel regalo. Triste, lo so, ma prima ci si abitua, meglio è. Purtroppo non ti posso dare torto. Dunque, signore senza volto, voleva incontrarmi? Oh, dunque, tu sei uno dei senza volto. Puoi farmi parlare con la madre? Credi che parlerebbe con uno straniero? No, ma se desideri unirti a noi, questa è la strada giusta. Sii paziente. Come ti chiami? Kyle Crane. La strada da percorrere è lunga, Kyle Crane. Cerca di non smarrirti. Speriamo che ciò possa aiutarti nelle difficoltà. Oh, Non abbiamo grazie. altro da dirti per il momento. Cioè, mi hai chiamato qua? Ah, per Adesso puoi imparare a andare di farla. Per vizio. imparare a farla, mi hai dato una balestra composita. 1080 di danno, che sicuramente non è male. Posso modificarla per renderla l'onda calda, ok. Vediamo com'è. Onda di caldo, 1440, Porca miseria, ma è velocissimo! Sono sorpreso dal risultato. Dritto in faccia, ed è ancora vivo. Dritto nel ginocchio, ah che flip che ha fatto. Beh, la balestra composita, mica male. Fammela fare a confronto con quella che abbiamo fatto l'altra volta. La missione annienta un fulmine e porta il fegato. Noi abbiamo il nostro spot dove catturare fegati di fulmine e farmarli, che non sarebbe male. Raggiungi il camion della Sillas. Facciamo questo. Buggy Grahal. Se poi è una missione corta, ne facciamo un'altra. Beh, già che ci siamo, accettiamo anche le altre. Tanto siamo qui. Ciao, bimbo. Hai una missione per me? Ehi ragazzo, devo passare dall'ufficio postale. Posso controllare se il tuo pacco è arrivato? Ah, è lui il Sai bimbo che del c'è dentro? pacco, eh? Un regalo! Dalla mamma! Mi ha scritto per dirmi che mi avrebbe mandato una sorpresa e tornerà quando lo avrò ricevuto! Così Certo. giocheremo insieme di nuovo! Beh, è ancora un bambino, è ingiusto dirgli che i genitori sono morti così brutalmente. Lo scoprirà sicuramente un giorno, però lasciamogli ancora l'innocenza da bimbo che gli rimane. Ah, quindi c'è lo spot per i fulmini, che non è neanche tanto lontano. Ah, giusto, devo fare benzina. Però scusami, io ce l'avevo sicuramente molto di più. Questo vuol dire che ogni volta che lo... Anzi, aspetta un attimo, fammi controllare. Ogni volta che lo resetti... Ok, potenziamenti ci sono, ma perdi la benzina. Ora ho capito, tu puoi riparare ogni pezzo. E ovviamente ti costa delle viti. Però... Esattamente come per tutto il resto del gioco, tu hai un numero di riparazioni. Questo vuol dire che ovviamente poi dovrai metterne delle altre. E allora sai che ti dico? Piuttosto che già consumare questo qua veloce, mettiamo questo qua più lento al momento. Poi quando tutto si rompe, ci pensiamo. Non ha senso allora mettere già adesso pezzi più importanti, diciamo. E tra l'altro si sta per fare notte. Tra l'altro, la Sì, missione dei sono con fulmini. affari. Tra qualche minuto faccio le valigie e me ne andrò via. E non mi troverete D'accordo. più. Muovetevi, forza, muovetevi. Arrivo così vedo che cos'hai. Tanto se hai roba che costa un sacco di soldi non me la potrò permettere. Visto che stai per chiudere fai degli sconti? Come a Lucca? Fa Eccoci piacere qua, vedere ciao. una faccia nuova invece dei miei soliti clienti.
Beh, te ne stai per andare. Cacchio, una bella ascia da pompiere. Peccato, perché l'ascia da pompiere l'ho usata l'altra volta. Sei colpi arrugginita. Bella. Questa mi piace. 5.000 dollari, guarda, sarò anche povero, ma la voglio. Beh, mi sono rimasti 11 dollari. Sono ufficialmente povero. Spero più che altro che non diventi buio proprio adesso. Ecco qua. Kaboom. Mi chiedo se in questo gioco sia più facile aumentare il livello della macchina. Perché per esempio aumentare corsa non è propriamente facilissimo. Allora, c'è un'altra missione anche qui. Vediamo. Questa? Corse. Direi che non è il momento. Gomma bruciata. Guarda, anche no. Oh cazzo, scusa, non pensavo ci fosse qualcuno qui dentro. Certo, esatto. Che no, brutto ladro di merda. No, no, hai capito male, davvero. Stavo solo cercando dei pezzi per sistemare la mia auto. Non volevo rubare niente. Allora, parla con il camionista. Hai qualche progetto utile? Tra l'altro, sta per diventare notte, proteggimi. Se vuoi dei pezzi, allora puoi pure comprarli da me. Mi chiamo Jacob Greaves. Kyle Crane. Piacere di conoscerti, Kyle Crane. Ascolta, questi pezzi sono miei. Se ne vuoi un po', te ne venderò un po', ma niente è gratis qui. D'accordo. Sai che novità? Ottimo! Missione compiuta. Chiedi a Bilal dei poster delle gare di racing. Cioè, quindi la missione è finita qui con noi abbiamo trovato questo? Mannaia. Però mi serve un'altra missione, allora. Tipo, distrugge il nido dei notturni sicuramente mi dà un sacco di punti, ma a sto punto andiamo a ritirare il pacco postale. Ecco qua, cretina del cazzo, statene buona. Ecco qua, dritto nel capocollo. Dritta nel ginocchio. Una volta era un avventuriero la signora. E lui era una guardia. C'è la pompa di benzina di Bilal. Andiamo qui. Sperando di farcela prima che diventi notte, appunto. Non mi va di combattere contro i notturni in macchina. Ed è ufficialmente notte. La sei colpi arrugginita. Cosa ci posso fare? Secondo me non molto. Però voglio vederla. Eccolo. Porca troia. Ho sparato in faccia a un notturno ed è crepato. Ti sta bene, cretino. Eccolo qua, guardalo, cretino. Mamma mia, il revolver è fantastico. Il revolver credo sia la miglior pistola che c'è in questo gioco. Certo, sicuramente esisterà uno unico, 100%. Guardalo che fugge. E sta pure piovendo. Quando dicono che le tragedie non arrivano mai da sole. Il revolver, se gli troviamo una bella modifica, secondo me può diventare una delle migliori armi di tutto il gioco. Ma quanti siete qua fuori? Becca di questo. Madonna, mi è saltato in aria. Posso dire che è alquanto soddisfacente la cosa? Sì, ti piacerebbe. Ti devasto. Minchia. Si va all'ufficio postale. Oh, oh, oh. Sta scappando il fulmine. Fermati. No, pezzo di merda. Fermo lì. Porca puttana. Quanto cazzo vai? Torna sulla strada. Dov'è andato? È andato sottoterra, di sicuro. Se avessi avuto la pistola al posto dell'arco ce la facevamo. Il fulmine è scappato e grazie al cazzo. Però fermo che forse ce n'è un altro. Porca troia. Preso. Ah, maschera cerimoniale. Ah beh, grazie. Cretino di merda. No, ma più che altro mi sa che voleva proprio che lo investissimo con la macchina. Perché annienta e porta il fegato. Più annientato di così. Trova la creatura che ruba il cibo avvistata vicino alla caverna sulla spiaggia. In teoria siamo già qui, volendo possiamo farla. Ed eccoci qua, vicino alla spiaggia. Mi ricorda molto una spiaggia a cui andavo quando andavo giù a Palermo. E succedevano le stesse cose. Gente che rubava le macchine, gente che tagliava le teste agli altri, uguale. Lo ha colpito un dardo. Sì, ma lo ha ucciso. Chi lo sa? Salve. Lì dentro io non ci entro, vacci tu. Non ho una balestra. Idolatria, allora.
Fanculo a te e alla tua balestra. Deve esserci un altro modo. Ci sto pensando, sì. Ci sto pensando. Ehi, facendo... chi sei? Entrando io. Suo amico di Jazir. Bella, ciao. Balestra. Siete a caccia di qualcosa? Sì, un maledetto mostro che ci ruba il cibo. L'ho colpito, ma si è nascosto in questa caverna. Lo avremmo finito, ma sai cosa si dice degli animali feriti? Che diventano più feroci. Abbiamo colpito una lepre, ecco. Forse potresti andare tu a finirlo. Noi siamo contadini, non soldati. Beh, anche io sono un soldato, ma diciamo che sono diventato quello che sono solo nel tempo e con molta troppa esperienza. Dunque, per la giusta sicurezza, mettiamoci qualcosa di un po' più forte di una balestra. Ehi, ascoltami, ti prego. Oh cielo. Ah, ma sei tu? Ehi, ciao. Merda, va bene, ti ascolto. Là dentro. Quello è il mio bambino. Non farlo morire di fame. Ah, oddio. Soffrire. Ho capito. Ho capito chi è il nemico che stiamo cercando. Mi sa. Uno di quei bambini urlanti, vero? Ci penso io. Credo sia oltre la grotta, vero? Beh, Crain, spero che tu, in questo momento, abbia un po' di respiro. Ah, che bei pesciolini. Sperando che non sia molto lontano. A parte quante alghe. Eccolo lì. Mi spiace, bello. Wow, ma che cazzo è sta roba? Non ti conosci, eppure ci stai aiutando. Per la gloria della madre o per vantaggio personale? Io, senti, voglio solo aiutare. Quindi ora siamo alleati. Ma non basta. Ehi, non capisco, aspetta. Consegna il fegato di Fulmine. Ma quindi l'ho trovato il fegato, scusami. Però aspetta, il tizio lì con la balestra. Delle scuse, Crane. Tu ci stai aiutando mentre noi non riusciamo ancora a fidarci completamente delle tue intenzioni. Grazie. Venerare la madre deve essere difficile per qualcuno che non ha mai ricevuto il segno. Io non ho nulla da nascondere. Le mie intenzioni sono autentiche. Sono qui per aiutare. Raggiungi il lago noto come l'occhio del sole. Prostrati dinanzi alla madre e riceverai la sua benedizione. Ti stiamo d'accordo a unirti a noi, Kyle. Fantastico. Missione compiuta. Solo che voglio raggiungere un attimo i due contadinozzi per vedere se quella balestra me la regalano oppure no. Esatto, sono ancora qui questi due. Ho fatto tutto il possibile per la questione dell'acqua corrente. Ma la salute della nostra gente è persino peggiorata da quando è stata ripristinata. Dovresti vedere. La siccità. Ancora, ma quindi non vi va mai meglio un cazzo, eh? Contadino, ciao! Il vostro mostro è morto dissanguato. Potete andare a casa. Ma che cos'era? È il nostro cibo. Andato. E anche il mostro è andato, è finita. Grazie, amico. Ti siamo grati. Di nulla. Gli credi? Chi se ne frega, torniamo a casa. E non mi dai nulla? Niente premio, no? Vabbè, andiamo a dare il fegato a Jazir. Ancora, ma quanta gente esplosiva c'è? Mamma mia. Ma dai, ma va sull'altalena per davvero? Eccoti il fegato che mi hai chiesto. Jazir, ti ho trovato un fegato di Fulmine. Io... Che diavolo stai facendo? Stai lontano da me con quella puzza. Un barile dietro il fienile, mettilo là dentro. Eccolo. Oddio, qua. Che odore. Tieni, speriamo non sia una missione ripetibile. Cioè, in realtà sì. Se ci dà punti esperienza, perché no? Ecco. Beh, fatto. È nel barile. Grazie. E per favore, se ne trovi altri, mettili tutti nel barile. Quell'odore è insopportabile. D'accordo, grande capo. Ecco fatto.